Attenta interprete delle dinamiche quotidiane, capace di raccontare fatti e avvenimenti con passione e senso critico. Innanzitutto sono emozionata perché tra De Mita, Gianfranco Rotondi e poi lo posso dire il mio direttore di Telenostra, Gianni Fest, una grande emozione, lui mi ha visto anche crescere. Voglio salutare anche l'altro direttore, per Luigi Melillo, perché io con Telenostra sono un po' cresciuta professionalmente. E allora mi emoziona particolarmente perché sono l'unica donna ad essere premiata oggi. In questi anni ho lavorato con tantissime donne molto valide. Per 11 anni sono stata il caporedattore a Canale 8 e il mio editore era una donna. Nell'ultimo anno ho diretto, coordinato questo telegiornale regionale che ha avuto grande successo. La mia era un'editrice e in redazione c'erano tantissime donne. Politico raccontato e interpretato con rigore e senso critico. Ha spiegato adesso perfettamente che cos'è la democrazia cristiana, che cosa può essere, quindi essere premiato da lei è un fatto. E tu lo pigli. È chiaro quello che è. Senza pentimento. Quadrati con il rigore di Colisse e lo spirito critico dell'intellettuale moderno. Grazie, che belle parole. Io dico una cosa velocissima, sono orgogliosissimo di questo premio. Perché lo ricevo dal Presidente De Mita, dal Presidente Rotondi, e perché io che sono napoletano da mille generazioni devo dire sono orgoglioso di riceverlo in Irpinia, perché davvero l'Irpinia è sempre stato il motore culturale, il motore politico, ed è un esempio secondo me virtuoso per l'intera regione, quindi per me davvero lo dico. Grazie Nicolè. Carmelo Lopapa, La Repubblica. La politica raccontata al di là delle apparenze con rigore di equilibrio misti a un godibile gusto narrativo. Antonio, ho visto seduto in seconda fila della dire della gente. Eccolo qui. La ricerca della verità, ma fine a se stessa, ma contrassegnato lo slancio di aprire nuove frontiere sulle piani storiche e sugli spaccati meno noti del paese. Grazie a tutti, anche a nome della mia agenzia di stampa che ha 25 anni e cerca ogni giorno di comunicare e di raccontare la politica a suo modo. Le agenzie di stampa spesso non arrivano al grande pubblico, però ci devono da fare parecchio. Profondo conoscitore delle dinamiche politiche e attento interprete dello sviluppo storico del paese. Grazie. Allora, grazie a tutti, soprattutto perché questo è un riconoscimento al lavoro delle agenzie di stampa. Lavoro prezioso di tanti colleghi che sul campo cercano di fare il loro meglio. Grazie veramente a tutti. Anche una dritta, Corriere del Mezzogiorno, eccolo. Equilibrato, scorporoso, mai banale, cronista asciutto e affidabile, costante testimone delle dinamiche del nostro tempo. Finalmente metto il nome alla parte. Grazie. Io mi sono chiesto cosa ho fatto di male per meritare questo premio, perché come diceva lei, insomma, è invalso un po' l'idea di chi riceve questi premi, una connotazione anche un po' politica, ma è quasi come se fosse venuto meno al suo ruolo, no, al rigore dell'esercizio, del ruolo di essere cane da guardia, del potere, cane da guardia del potere. Lo so, ma non sentendo né un cane né una guardia, non certo, molto la finanziaria. E Luigi Melillo, direttore delle nostre, per l'equilibrio, la ricchezza di spunti culturali, il dinamismo, l'agilità dei servizi proposti attraverso i quali realizza un TG completo, autorevole e capace di offrire una lettura dei fatti approfondita e documentata. Antonio Pascotto, TGcom, attento analista della trama istituzionale del paese, letta con protettiva sempre critica e originale. Presidente.
Grazie a Pier Tottavullo, grazie a tutti voi, grazie Presidente, grazie anche a Gianfranco Rotondi, e ovviamente prendere un riconoscimento la Balena Bianca nella propria provincia fa ancora più piacere, anche perché è difficile prendere dei premi nella propria provincia, insomma, diciamo. E tra l'altro sono molto contento perché grazie per le motivazioni ho lavorato molto anche in provincia seguendo con Tele Nostra, con Pasquale Grasso, poi con Irpinia TV, adesso saluto anche per Luigi Merillo, ho fatto molto anche in provincia, quindi al di là poi di queste motivazioni che riguardano il lavoro nazionale adesso, eccetera, sono stato anche contento che il Presidente del Mita abbia ricordato un anchettino a Origemma, idealmente questo premio dedicato anche a lui, che è stato forse il più grande giornalista della nostra provincia, e sicuramente mi ha fatto molto rispetto il Presidente del Mita quando ha detto non è voluto andare a PG1 perché è rimasto via del mio con la mamma. Io in realtà poi quando sono stato chiamato a Roma e a Milano per Mediaset ho lasciato mamma, che un po' ci ho pensato, e questo è dedicato anche a lei. Grazie. Guerriero del Più News, per aver ideato e portato avanti il progetto di informazione mai preconcetta, proponendosi come punto di riferimento interpretato il donatore e i fatti della campagna. Un racconto rigoroso, un puntuale consentendo quotidiano di regge con autorevolezza la sfida della concorrenza. Buongiorno a tutti, ringrazio per il premio, io sono in qualità di ambasciatore stamattina, porto i saluti del mio direttore Luciano Trapanese e di tutta la redazione di Otto Pagine, grazie. Fantulli. Quasi terminato, Presidente. L'immagine del racconto come testimonianza costante dello spaccato quotidiano interpretato con rigore ed equilibrio. Beh, insomma, per l'approccio sempre corretto con il quale legge il racconto del paese, offrendo punti di vista di assoluta originalità e analisi sempre profonde e rigorose. Invito Adit De Gregorio, mi disso la discussione, sapido, riverente, sarcasso, sempre in grado di offrire una prospettiva umoristica con approccio profondo e originale. C'è anche una sorpresa per il Presidente del Mita, che non avevo rotondi. Aspetta, dicevi prima il premio, poi. Il Presidente, che dice, qual è il superlativo di Mito? È delita. E una per il Presidente del Consiglio Ombra, cioè Franco Rotondi. Ho una idea che mi balena in testa, mi sembra no, però una balena col governo Ombra. Presidente, c'è la mostra. Già Francia, la gira. Concludiamo con, dico solo che Franco Genzato non ci ha potuto raggiungere perché è influenzato, concludiamo con Gianni Festa per essere un grande testimone interno del nostro tempo, svolgendo sempre con passione e dedizione il suo lavoro e raccontando il nostro, la nostra provincia con spiccate dote di affrontatore e divulgatore. La prossima volta, con un buon impegno, discutendo come si rinnova l'informazione. Io ringrazio i due organizzatori, ringrazio il Presidente di Mita per le sue provocazioni continue che sono stimolanti da Fertosa. Voglio solo dire una cosa, il mestiere di scrivere è un mestiere difficilissimo. Auguro a tutti voi, a me stesso, che avete sempre la schiena di tutta. Grazie. Non poteva mancare un piccolo pensiero per il direttore, per chi ha fortemente voluto questa iniziativa, o per il direttore Alfredo Tavullo. Voglio farci scrivere l'amministrazione del mio paese, ringrazio il Presidente Mina, Presidente Alessio Ricordi, che ho scritto un libro su di lei, diciamo sotto indicazione dello storico Gaetano Affetto. Sto preparando un libro sul onorevole Rotondi e quindi insomma in successione i miei miti scritti insomma con modestia.
ringrazio tutti e insomma rinnoviamo l'appuntamento per il prossimo anno. Grazie.